Ok, buongiorno, oggi è domenica 16 maggio 2021 e siamo a Tivoli. Siamo a Tivoli e siamo venuti a fare il tempio della Dea Flora. E siamo a fare il tempio della... Ah no, niente, Mkhitaryan che ha segnato il primo gol, non vi preoccupate tanto, niente. Siamo a fare il giro della Dea Flora, ma un giretto così di... Facile facile, non è niente di che, capito? Giusto per passare una mattinata così, eh? Ah no, niente, il gol di Pedro, niente così. Quindi siamo qui e ci vediamo più tardi. Tempio della Dea Flora o anche chiesa di Sant'Angelo, dopo che è stata edificata sui resti del Tempio della Dea Flora. Siamo a Tivoli e ci vediamo più tardi. Che io vi seguo. Lei ha detto guarda, è Comunque, come Tivoli, vi dicevo, siamo a Tivoli. Per venire qua su dovete prendere la strada di Colle Ripoli, che vi porta qui sopra qua, guardate, a questo grande spiazzo, parcheggio chiamato come pare, guarda Roma là sotto. E poi prendete questo sentiero qui che parte proprio accanto alla rete, il sentiero 551, che vi porta sul, senti sì, sul sentiero al Tempio della Dea Bona. Poi perché io si chiama Dea Bona, buh. Ok, andiamo avanti, via. Siamo sempre sul 551. Guardate che panorama sulla capitale, su Roma. Guarda, tutta la piana. Lì si vede anche Villa Triana, il canopo, il laghetto dove sta Villa Triana. Mamma mia che spettacolo. Qui nelle giornate quelle perfette vedi fino al mare, vedi. Ok, andiamo avanti, via. La prossima cosa che incontriamo dovrebbe essere la falesia del CAI di Tivoli. Siamo sotto la palestra di roccia del CAI di Tivoli, meglio conosciuta come la palestra delle roccette. Eccola qua. Questa, insomma, tutta questa fascia rocciosa che qua, che c'è qua. Qui c'è scritto pure i nomi delle vie, alcuni nomi. Questa per esempio è Circe Forever, qui ce ne stava un'altra, vedi? Ecco qua, lo spigolo della paura. No, non mi sembra difficile, c'è un sacco d'appigli, quindi poi io vado di a Valerio. Ci volevo venire con Valerio qua. Ecco, difficile, che là c'è il tetto di Cefri. quando trovi i tetti, il tetto è tosto, vedi? Però mi sembra tipo una roccia friabile, no, bella tosta, però c'è un sacco di crolli, eh? Si staccano, ci va dei sassi da sta cosa. Vabbè, comunque è caruccia, specialmente questo spigoletto qua mi piace. Ecco là, i spit, vedi la catena sta sopra. Ok, tocca venire a fare una puntatina qua, ci si arriva facile facile. Comunque si chiama Falesia Scoglio Porcelli, o meglio conosciuta come la falesia delle roccette. Ci sono una cifra di vie, guardate che bella. Oh. Che bella sta palese, sì. Guarda che tetto. Guarda, là ce n'è un'altra, oh. Sì, ho Guarda, abbiamo visto. nascosta. Solo una cosa che non riesco a vedere, riesco a vedere le catene, ma vedo i fittoni di quei cordi. Cioè, la discesa fai. Non c'è la catena, non c'è. Oh, te sentono tutti, eh? Sì. Aiaia. Vabbè, andiamo avanti. Guarda che bello qua in mezzo. Ok, siamo arrivati nella zona della montagna spaccata, o meglio conosciuta come spacco della lepre. Ecco qua, ve lo faccio vedere da sopra che è un po' pericoloso avvicinarsi. È alto 128 metri. Oh, senti come rimbomba. Quasi è tutta una spaccatura della montagna lunga, alta 128 metri. Non so se ci scendono con i cordi qui. No, vabbè, cioè, se scendi che i cordi ci devi scendere naturalmente. Bellissimo. Spacco della lepre o montagna spaccata, sempre diretti verso il tempio della Dea Bona, sempre il panorama sulla nostra destra spettacolare, adesso sui castelli romani. Quello è San Vittorino, dobbiamo fare le ultime escursioni, vedete la chiesa di San Vittorino e tutte le forre che ci stanno lì sotto, sempre laggiù c'è sempre Roma. Ok, continuiamo verso il monte, il prossimo è il Monte Arcese. Ok, qui siamo nella zona detta, meglio conosciuta come il Valico dei Cacciatori. Questo
questo è uno dei tanti sentieri della zona che viene da, da tipo da Colle Ripoli. Noi venimo da lassù, vedi Cinzia sta scendendo su, che è un sentiero non segnato, però tu, diciamo, il sentiero non è evidente perché la, la legislazione si è ripreso tutto, però ci sono tutti ometti di pietra, quindi è impossibile perdersi. Poi ve ne accorgete perché passate sotto la falesia e sotto la montagna spaccata. Adesso ce ne andiamo verso il Monte Arcese, valico dei cacciatori. Quando continua la salita, vi vedo tutti con il fiatone. Eccolo con le Ripoli là sopra, dove sta quella specie di baracchetto. Dopo quando sto là io, risalgo il pendio, ci vado sopra, poi riscendo un'altra volta. Ma ci sono un sacco di sentieri qua, uno entrava qui sotto. Guarda, quello si vede quello quando andava. Sì. Una marea di sentieri stanno, ho visti. Un giorno vengo qui e me li faccio tutti. Allora c'è stato, è tipo quell'alberghetto. Quando venne il Papa, quella lì. Ah. Ok, siamo arrivati sul Monte Arcese, non mi ricordo la quota, ma non è che sia così tanto, eh? È appena sopra Tivoli, quindi sono zone basse queste, però è caruccio, guarda che panorama che si vede dal Monte Arcese, eccolo qua, questo è il Monte Arcese. Olè, che spettacolo. Adesso noi prendiamo, c'è un altro sentiero, c'è sempre il sentiero che risale sopra al Tempio della Dea Bona, che poi c'è anche la vetta di Sant'Angelo in Valle Arcese. Sai che fatica a dirla. Come dura la salita! Certo, dopo un 2-0 però andiamo su che andiamo una favola proprio. Oggi non cammino, io volo. C'ho neanche il fiatone, guarda. Stiamo andando verso la Dea Bona. Ok. Sentiero in salita. Dopo la salita di ieri, questa è una passeggiata. Oh. E qua siamo sulla vetta del Monte Sant'Angelo in Valle Arcese, o se no Monte Sant'Angelo Arcese. 2165 metri. No, è quasi un 8000 metri questo. Siamo sulla vetta del Monte Sant'Angelo Arcese, panorama di Roma e tutti i castelli. Ma giù il guadagnolo, siete una ventina, vedi? Ah no, ecco il guadagnolo, che cavolo sto di? Eccolo qua il guadagnolo, si vede pure la falesia. Guarda, è identica, la stessa cosa. Sì. No, eccolo qua il guadagnolo. E si vede la falesia. Questi sono i monti Caprini, Tiburtini, questi qui. Perfetto, Monte Sant'Angelo in Valle Arcese. Adesso ce ne andiamo al Tempio della Dea Bona. Ok, siamo arrivati al Tempio della Dea Bona, perlomeno i ruderi del tempio della Dea Bona. Poi su questi ruderi è stata edificata prima una chiesetta che venne chiamata la chiesetta di San Panfilo e poi cambiata in chiesa di Sant'Angelo, ma nasce come tempio della Dea Bona. Questi sono i resti, guardate che bello qui, anche questo l'abbiamo raggiunto, Non va lontano e ci fanno qualche foto qua, mo. Qui c'è un'altra costruzione. Se c'è stato un sentiero che invece porta, ve lo faccio vedere, perché vedo che qui è un po' chiusa la vegetazione. Poi con qualcosa qui si passa via. Vedete, qui c'è un'altra costruzione. E mamma mia, qui è tutto chiuso, Sì, e qua giù ci sono altri ruderi, andiamo a vedere. Naturalmente il Tempio della Dea Bona era un tempio credo romano, Ormai la vegetazione ha preso il sopravvento, guardate questa radice, una pianta rampicante. E poi nel tempo piano piano spacca tutto, guarda che bella qui l'entrata. Guarda, questa era l'entrata? Sì, guarda che bella. Ma guarda questa, c'è quell'altra cosa rotonda, sì, qua.
Lì siamo seduti lì. Si passa da sotto ora, aspetta. Si passa adesso da sotto, c'è un'altra cosa qui sotto. Sembra un camminetto questo lì. Si potrebbe passare da qua? Vediamo un po'. Ma insomma. Vabbè, c'è una cosa, un'altra tutta circolare là, i resti della chiesa naturalmente so. Sì. No, la chiesa è stata edificata sopra il tempio. Una roba mia, Fernando scappa via. Siamo al tempio della Dea Bona e Mimosa sta facendo uno spuntino. Kiwi. Kiwi. Buono. Vediamo invece Augusto che tira fuori, che c'hai? Che ultimamente io sto seguendo Mimosa che mangia, ma te mangi peggio. Yeah. Per porta pranzo sei portato. Già. Ma tu mi preoccupi con tutte queste banane comunque. Sono sempre due. Sempre due. Una per perché me e una per te. No, anche perché poi te ne vedo sempre mangia una sola e spariscono tutte e due però. Quindi io non lo so che fine fanno. È lordo lui, è zozzo proprio. È un cane. C'è Loretta che si sta a mangiare aranci invece. Lei va, io niente banane, solo aranci. Solo aranci. Perfetto. Va bene, qui è il nostro punto ritrovo per mangiare. Dategli sotto, via! Non te ne riesco pure a rimanere seria, dice. Sì, ok, sì. Siamo usciti dal tempio della Dea Bona, abbiamo preso il sentiero che parte davanti alla Dea Bona, e scende lungo questo percorso, stretto stretto, e ci permette di fare un giro ad anello. Naturalmente noi qui ci siamo mai stati, quindi per noi è una novità. Buongiorno, eh? Buongiorno. Hai mangiato poco oggi, ma poi vai lunga, vedi? Hai mangiato poco oggi, eh? Mi preoccupi. Eccoci, eh? Compenso ci ha pensato Augusto a mangiare. Una banana, l'altra è sparita, senza sapere nada a finire. No, c'è solo questo, perché vieni di corsa, vieni? Sì. Dai, vieni, sei per scanso. Ecco Mimosa che prende la rincorsa, eh. Uno, due, tre, vai! Poi se lo cazzano te fermi po'. Ma sì, vieni da corsa pure te. No. Siamo a due all'ora. Passo che qua. Ma che là c'è tutte frasche ci stanno, come fa a passare di là? Vabbè, comunque venimo da qui sopra, dalla Dea Bona. Siamo arrivati a questo punto, qua qui c'è la terra rossa. La famosa terra rossa per giocare a tennis. Eccola qua dove la prendono. Quindi scendiamo e ci andiamo a sinistra noi che ci riporta. Dall'altra parte ci riporta, poi c'è un sentiero di là, un sentiero da dietro e noi ce ne andiamo da qua invece, via. Andiamo allora, venite. Quello è un po', quello è un ometto di montagna, un copertone che scarpe dentro. Ormai ci stiamo e stiamo andando pure sul Colle Ripoli. Com'è la salita? Ma non è che se porti a fare i bastoncini, stamattina li tieni in mano, ieri li tieni sempre così. Ammettiti dentro lo zaino e sai pure che hai mani libere, sai. Oh, sabato torniamo là a mangiare le fettuccine, eh? Cima di macchia gelata, poi se scende e fettuccine, quelle belle buone, quelle belle toste. Quindi preparatevi, che sabato vi tocca. Ale, siamo sul Colle Ripoli. Prima stavamo là sopra quella lì, che era il Sant'Angelo, dove sta la Dea Bona. E adesso siamo su Colle Ripoli. L'elicottero qui c'è. Mi sa di sì, c'era l'elicottero qua. Troppo distante dalla rotta. Sì, perché mo tu, questo se lo vedi dall'alto sicuramente è tipo una croce, qualcosa del genere. Sono messi a forma di croce questi cosi qua. Colle Ripoli. Anche questo ce lo siamo sparati. Ok. Oh yeah. Allora, di sicuro chi siamo? Guardate allora, che pranzo, non vi dico neanche di chi è. Tanto ormai si sa quando vediamo queste cose. Guarda, manco ve lo dico di chi è, guarda. Manco ve lo dico più di chi è. Guarda quest'altro. Guarda. La famosa banana, una è rimasta. Questa la mangi o la fai sparire come al solito? La mangio. Dove non no, si sa. No. La mangi. Loretta che sei portata? No, io dopo rimangio giù quando vado a casa. Ah, Loretta è un panino piccolo. Se un culo e camicia e l'altro se la dico. Cinzia, non c'ha niente. Lo tiro fuori. Io non c'ho niente. Che te lo dico? Non c'è più niente. Siamo mangiati tutto, se siamo mangiati. Troppo distanti dalla rotta. Avevamo capito, siamo distanti da loro. Guarda il suo latte, voi siete bello giù.
escursione finita, mo vi dico quanto abbiamo fatto. 7 km 370 metri, 3 ore e 39. Questo era un giretto dei faticanti perché abbiamo fatto ieri, è stata una passeggiata. Ha fumato, si crede. Il tempo ci ha graziato perché ha detto che non pioveva, infatti non ha piovuto. Abbiamo fatto le tre vettarelle qui intorno più il tempio della Dea Buona. Quindi mo, purtroppo abbandonato. Tutto abbandonato, tutto abbandonato, ormai pure l'albergo, tutto abbandonato. Comunque finita qua. Ve saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbassa la Lazio. 2-0 tutti a casa. Sto giro c'è nata bene.